Salve gente, benvenuti in questo nuovo video. Vedete esattamente dove siamo, giusto? Siamo esattamente nel mondo del giocatore scomparso, quello della chiavetta sostanzialmente, e siamo qui ovviamente per proseguire. Ci siamo lasciati esattamente in questo punto, infatti nello scorso video sono successe diverse cose, e siamo arrivati fino qui, e abbiamo trovato questa zona molto molto strana, praticamente un bioma della mesa totalmente tagliato, però con un passaggio e diverse torce di redstone qui. Oggi penso proprio che proveremo ad entrare e vedere dove conduce quel passaggio, perché qui stanno accadendo diverse cose e stiamo ancora tentando di capire cosa sta accadendo esattamente, perché secondo molti di voi sono tipo delle ricostruzioni, delle visioni, come quello che stiamo rivivendo, che ci fanno un pochino capire quello che è successo. Però dai, io direi che è giunto il momento di proseguire ora. Prima di entrare comunque vi ricordo naturalmente il like, lasciatelo ora, vediamo quanti like riusciamo ad aggiungere per questa serie assurda. Questa sera ci sarà anche una live, non qui su YouTube ma dall'altra parte, e ora è giunto il momento di farsi coraggio. Vediamo un po' cosa c'è qui. È appena apparsa anche una scritta e c'è qualcuno là, c'è qualcuno, c'è l'entità che è appena sparita anche. Si è fatto vedere un attimo l'entità. Ci ha detto di entrare comunque, di andare là, meglio dire. Direi di ascoltare questa entità. Magari ci farà capire qualcos'altro di quello che è successo qui. Quindi sì, facciamoci coraggio e proviamo ad entrare. Ok, l'entità era tipo qui, se non sbaglio. Sì, comunque c'è un percorso di torci di redstone che direi di seguire, anche perché altre strade qua non è che ce ne siano proprio tantissime. Beh no, qualche altro passaggio c'è. Qua, ok, qualche torcia effettivamente potrebbe anche servirsi, anche un po' di cibo per rigenerare ovviamente. Però sì, di qua si va da qualche altra parte. Qua c'è anche una luce. Qua invece no, qua non c'è altro. Torce le abbiamo, appena prese. Teniamole qui così almeno possiamo anche vedere un pochino meglio. Allora, c'è un passaggio di qua e anche uno di qua però. Qui invece blocchi rossi? Aspettate, non sono dei blocchi questi? È un liquido rosso? Sì, sì, è un liquido rosso questo. Non so cosa sia però non mi piace affatto. Forse è meglio se manteniamo la direzione questa qui, ecco. Perché qui forse ci sono delle cose che forse è meglio non scoprirle. Quindi sì, meglio se proseguiamo di qua. Vediamo dove si vuole portare questa entità. Di qua si prosegue. Ok, qua c'è un'altra zona però, con quel liquido rosso. Di qua si prosegue pure, però non ci sono torce. Penso che sì, dovremo seguire le torce. Il problema è che qui c'è di nuovo questo liquido rosso. Si vede a malapena attraverso. Oddio. Non so se possiamo toccare questo liquido. Mi sembra un po', ecco, inquietante come cosa. Di qua dove si va? Da nessuna parte. Sì, penso proprio che dobbiamo seguire questo liquido, eh. Queste torce restano e passare attraverso il liquido. Almeno così sembra. Qua c'è qualcosa di utile? No. Ok, qua sembrerebbe essere più profondo comunque. Meglio se andiamo di qui a questo punto, visto che tanto qua dobbiamo andarci. Meglio farlo qui dove c'è, ecco, dov'è più basso il liquido. E vediamo. Ok, non ci fa male. Ok, sembra quasi forse una prova di coraggio. Sì, ci sono altre strade adesso, però c'è solo una che è molto visibile. E sembrerebbe andare di qua. Sì, infatti di qua non c'è nessun'altra strada, solamente di qui.
Beh, sapete, non abbiamo tante scelte, giusto? Ok, qua c'è anche una porta. Torsi il resto, ne po' una porta. Ok. Beh, direi che vediamo cosa c'è attraverso, no? Oltre questa porta. Ok, questa cosa non mi piace. Si vede tutto sfocato. Oh mio Dio! Oh mio Dio, guarda chi c'è qua! C'è il giocatore, cavolo, un inquietante. Chiudiamo la porta. C'è il giocatore e c'è anche una spada là. Non so perché si vede tutto così sfocato. Non ho la minima idea. Oddio! Guarda cosa c'è scritto in chat. Forse dobbiamo prendere la spada? Penso, ok, così sì, si prende. Mi sa che dobbiamo attaccare il giocatore. Ma perché dobbiamo fare queste cose? Non ha senso. Però guarda cosa c'è scritto in chat. Mi sa che dobbiamo ammazzarlo. Cosa dite? La porta si è chiusa anche. Ora? Ok, facciamolo. Pronti? Ok. Questa spada sì, non fa troppissimo danno. Forse ha altri poteri, effettivamente. La porta si è anche riaperta. E appena l'ho ammazzato ho anche raccolto qualcosa. Io direi che comunque da qui possiamo uscire, effettivamente. Chiudiamo la porta. Ho raccolto. Oh mio Dio. Ok. Ho capito cosa ho raccolto. Guardate qua, cosa ho raccolto? Una testa. Probabilmente del giocatore. Lasciate cadere lui. Io non so perché dobbiamo fare queste cose, però. Sembrano proprio essere dei ricordi comunque questi. Non lo so, non ho la minima idea. La spada c'è rimasta comunque. Ok, adesso però sì, dobbiamo tornare indietro. Aspettate, là c'è qualcuno. Almeno sembra. Non lo so, mi era sembrato giusto di aver visto qualcosa là. Però qui non è illuminato. Ma vediamo dove si va di qui, altrimenti torniamo indietro. Ok. Oh mio Dio. Ok. Mi sa che qui è successo qualcosa. Questo dovrebbe essere acqua? Non sembra acqua. Anche questa zona è completamente ricoperta di questo liquido rosso. Ok. Vedo anche se ci sono delle torce là in fondo. Penso che dobbiamo andare là. Però non credo che dobbiamo nuotare qui, giusto? Penso sia più saggio crearsi una barca. O sbaglio? Legno ne abbiamo? No. Però il legno lo possiamo recuperare abbastanza facilmente. Per fare una barca ci servono allora 4 per fare la scatoletta. E poi 3, 4, 5 in teoria per fare la barca, quindi siamo a 4. Adesso se ne servono altri 5. Sì, ce la facciamo. Ho un'ascia, no, ovviamente. Vi recupero il legno, vi ricordo ovviamente il like, se non l'avete messo, per quello che sta accadendo. E mi raccomando, lasciatemi anche un commento per sapere cosa ne pensate voi. E tra l'altro, sì, se non siete iscritti, vi ricordo anche di iscrivervi. Ne ho presi a sufficienza, sì. Ok, ne ho presi a sufficienza. Vediamo un attimo. Già che ci sono, vi ricordo anche di guardare in descrizione perché ci saranno sicuramente maggiori informazioni, link allo shop e tante altre cosette. Vediamo di navigare fino a quel punto da ora. Ok, per galleggiare sembra galleggiare. Sì, funziona. Che non mi sembra di aver visto qualcosa qua sotto. Purtroppo sì, è luminosità veramente molto bassa. Ma c'è qualcosa qua? No, sarà una mia impressione.
Non lo so, mi era sembrato di aver visto qualcosa sott'acqua, però purtroppo la luminosità è veramente bassa. Ok. Direi che ci siamo. Ok, l'avete riconosciuto? Ne abbiamo già trovato uno di questi, anzi due di questi, in passato. Forse so anche cosa dobbiamo fare. Dobbiamo fare così, credo. E mettere delle torce all'estremità. Esattamente in questo modo. Che poi non so perché stiamo facendo tutto questo. Spero che lo scopriremo. Ok, adesso però non so cosa dobbiamo fare. Wow, ok. Sta succedendo qualcosa, sta succedendo qualcosa. Oh mio Dio, dove siamo? Siamo sott'acqua. Siamo sott'acqua. Cerchiamo di salire, cerchiamo di salire. Oh mio Dio. Che cavolo è successo? Perché siamo qui? Siamo stati teletrasportati via. Ok, vi devo rompere questo blocco. Purtroppo ho perso tutto quello che avevo. Rompiamo questo blocco e vediamo di capire dove siamo. Ok, blocco rotto. Siamo in un villaggio. Mai visto prima. Almeno non mi sembra. Nella pianura l'abbiamo visto. Ne abbiamo trovati nella pianura? No, non mi sembra. Siamo comunque vicini alla savana. Però sì, siamo in un altro luogo ora. Forse dobbiamo fare qualcosa anche qui. Forse qui ci sono altri ricordi. Magari. Tutto non era iniziato in quel villaggio dello scorso episodio, ma forse in questo? Oppure qua comunque hanno fatto qualcosa questi due giocatori? Sicuramente. Dato il villaggio sembrerebbe essere normale, i villici ci sono e là c'è anche una casa. Quella non è una casa normale dei villici, chiaramente. Ci sono anche due barche. Ok, direi che dobbiamo controllare questa zona. Qui comunque il villaggio all'apparenza sembrerebbe essere normale. Controllerei giusto le varie case. No, controlliamo l'altra casa magari prima. Giusto la torre vorrei controllare. E la casetta del fabbro, visto che c'è. Vediamo giusto qua se c'è qualcosa. Qui no. Qui no, perché probabilmente hanno deciso di costruire la casetta in questo villaggio per prendere risorse e effettivamente le hanno prese risorse. Quindi sì, abbiamo scoperto che i giocatori hanno giocato anche qui. Non so dove sia questo luogo di preciso, però penso che come gli altri luoghi non siano troppo lontani tra di loro. Visto che qua c'è anche già la savana. Probabilmente sì, erano un pochino indecisi su che punto di questo mondo stabilizzarsi, forse a causa di questa entità, potrebbe essere. Diamo un'occhiata veloce alla loro casa. Là c'è anche una grotta, due barche chiaramente, due giocatori. E vediamo cosa c'è. Tra l'altro bella casa anche. E tra l'altro hanno preso anche tantissimi blocchi di legno, eh? Tanti, tanti. Ok, comunque qua sì. Diverse chest, diverse fornaci, un po' di armatura, qua ci sono anche delle finestrelle, altre chest, due letti, ok. Probabilmente sì, sono passati anche da questa parte del mondo, sicuramente, anzi, chissà cosa hanno fatto qui. Penso che lo scopriremo comunque. Direi che però per questo video è tutto. Qua ci sono anche le torce che indicano una grotta. Fatemi sapere cosa ne pensate. Se lascerete tantissimi like, vi porterò un altro video. Magari domani vi porto qualcos'altro, però dopodomani potrei portarvi di nuovo questa serie. E nel prossimo episodio esploreremo per bene il villaggio, controlleremo le chest. E se avete notato qualcos'altro voi, ditemelo nei commenti. Quindi sì, vi ringrazio tantissimo per aver visto il video. Vi ricordo che questa sera ci sarà una live dall'altra parte. Vi lascerò il link in descrizione, ormai sapete dove le faccio. E niente, alla prossima. Ciao.